amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi parlerò di un accessorio importantissimo per navigare. Buona visione! Allora amici, eccoci qua. Oggi siamo in compagnia dell'amico Antonio e vi parleremo di un accessorio veramente utile ed importante per navigare in sicurezza in barca a vela. Antonio, di che si tratta? Allora, è l'AIS, facciamo vedere quell'imbarcazione che praticamente si sta puntando, e quindi per sapere se questa imbarcazione ci passerà davanti o dietro o quando questo accadrà, noi abbiamo qui il nostro GPS con l'AIS. Come vedete, il triangolino che identifica l'imbarcazione sta lampeggiando in rosso, per cui è un alert. Cosa possiamo fare? Possiamo andarci a cliccare sopra con il dito e possiamo andare a schiacciare dati AIS, dove noi vediamo il nome dell'imbarcazione, il suo MMSI, che in pratica è come se fosse il suo numero di telefono, perché io potrei chiamare direttamente con il mio DSC direttamente qui la nave. Ci dà una serie di informazioni: la sua destinazione, il suo nome, la sua velocità, le sue coordinate, per cui latitudine e longitudine, e soprattutto questi due dati, il CPA e il TCPA. Che cosa sono? Il CPA è il Close Point of Approach, nel senso quando questa imbarcazione sarà più vicina alla nostra, in questo caso 337 metri. Il dato di sotto è anche molto importante, è il TCPA, ossia il time del close point of approach, cioè quando accadrà che questa imbarcazione sarà più vicina a noi, lo sarà tra 2 minuti esatti e saranno 340 metri. Facciamo attenzione perché questa imbarcazione ha dietro anche un tender. E infatti, eccola là, guardate, a prua della nostra barca. Ovviamente noi siamo a vela, stiamo navigando a vela. Tanto muri a dritta, bravo. Muri a dritta, quindi avremo la precedenza. Comunque però, immaginate navigare di notte in uno stretto molto trafficato, come ad esempio il Golfo di Napoli. Il Golfo di Napoli è trafficatissimo. Navigando di notte abbiamo tutti i dati che ci possono interessare per evitare una collisione con a bordo in mare. Quindi, amici, questo accessorio, l'AIS, è veramente importante ed utile. Quindi, anche se sulle unità da diporto come la nostra non è obbligatorio per tutte le imbarcazioni ad uso commerciale, sì, ad esempio i pescherecci, le navi da trasporto, esatto, e anche le navi militari, eccetera. È veramente veramente utile, quindi mi raccomando, ve lo consiglio di installare l'AIS sulla vostra imbarcazione. Allora amici, abbiamo visto l'utilità dell'AIS a bordo per navigare in sicurezza. Ora c'è un altro contatto che lampeggia. Ed è quella grossa imbarcazione diretta probabilmente ad Ischia. L'AIS può essere di classe A, classe B o classe C. Il classe A si trova soltanto sulle navi più grandi, il classe B, come in questo caso sulla nostra imbarcazione, ha la capacità sia di ricevere che di trasmettere dati, mentre quello di classe C, che è anche il più economico e facile da installare, riceve soltanto la posizione, quindi possiamo vedere le imbarcazioni intorno a noi, ma noi non possiamo essere visti. È comunque un accessorio molto utile. Ovviamente funziona con l'antenna GPS oppure può avere un'antenna dedicata. Eccolo qui. Quindi sul nostro AIS noi possiamo vedere tutti i dati dell'imbarcazione, la rotta, la destinazione e se siamo in rischio di collisione. Ovviamente ragazzi, nulla potrà mai sostituire
gli occhi umani, quindi mi raccomando, sempre massima attenzione, anche se usiamo elettronica, mai perdere di vista il mare, anche perché ci sono situazioni come queste. Allora ragazzi, quando si parla di tafonauti, si parla di questi personaggi qui che se ne infischiano della barca a vela e ti passano a pochi metri. Poi capitano le volte che hanno bevuto, le volte che hanno il pilota automatico e si vanno a fare il caffè, e succedono le tragedie in mare. Allora mi raccomando, quindi ragazzi, noi velisti che abbiamo una cultura nautica per fortuna superiore, dobbiamo adattarci a queste situazioni, soprattutto quando si naviga in agosto, per cui sempre occhi super aperti e non vi basate sul fatto che avete la precedenza, perché tanto non ve la danno. Per cui se vedete una situazione a rischio, manovrate voi e mettetevi al riparo, manovrate voi nel caso, anche se avete precedenza, ma mettetevi al sicuro se vedete che una barca a motore vi sta puntando e non accenna a darvi precedenza. Meglio qualche bestemmiona contro il caponauta che un potenziale incidente mortale in mare. Allora amici, quando utilizziamo per la prima volta un ricevitore AIS, immediatamente ci rendiamo conto di quanto sia prezioso questo strumento, poiché situazioni che prima erano molto stressanti, ad esempio quando vedevamo una nave container o una nave passeggeri veloce comparire all'orizzonte e puntarci, adesso queste situazioni diventano di gestione davvero molto semplice. Quindi il mio consiglio è quello assolutamente di procurarvi un AIS ed installarlo a bordo della vostra imbarcazione. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento se vi fa piacere e al prossimo video. Buon vento!